Ora è un vero piacere invitare qui al podio il Presidente onorario di questo congresso, il Ministro della Salute, l'Onorevole Beatrice Lorenzin. Noi siamo particolarmente grati, signor Ministro, della presenza, e pensate, un Ministro che sta qui con noi 2 giorni in un momento così importante come quello della presidenza italiana dell'Unione, è un segno veramente fantastico di quanto si avvicina a Federanziani. In questi mesi di presidenza e il mese che adesso sta entrando segnerà poi la parte finale e il clou vero della presidenza, il nostro Ministro si è impegnato molto e la sua attenzione è stata anche per la popolazione che invecchia, l'attenzione per la prevenzione, per gli stili di vita, per l'aderenza alle terapie, per i non autosufficienti. Ministro, prego. Grazie, grazie Sergio. Grazie a questa bellissima platea di Federanziani, ma io, caro Roberto, non sono stupita perché vi conosco piuttosto bene, e prima di cominciare devo fare un ringraziamento, perché quando sono arrivata ho incontrato 2 fantastici ballerini che mi hanno fatto ballare pochi mesi fa, proprio in occasione di una serie di incontri di Federanziani, dell'ultima volta che ho ballato, quindi spero che di avere un'ulteriore possibilità stasera, quindi grazie veramente. Questa è innanzitutto una bellissima comunità umana, ed è la prima cosa, perché è difficile poi portare avanti dei cambiamenti e delle trasformazioni se non c'è una comunità umana che ti ascolta e da ascoltare. Io in questo anno e mezzo con Federanziani penso di aver avviato un percorso che innanzitutto è un percorso mio, personale. Sono entrata in contatto con una realtà meravigliosa, ma soprattutto stimolante. Ho ricevuto informazioni, dati, impressioni, paure, emozioni, vitalità, gioia, voglia di essere protagonisti di una fase della propria vita e della società, che sono tutti elementi importantissimi per costruire le politiche. Le politiche non vengono così dall'astratto, dai rapporti, dai dossier, vengono anche dalle sensazioni, vengono anche dalla capacità di fare sintesi rispetto ai bisogni reali delle persone. E questo è un lavoro che fa Federanziani in modo unico, mettendo insieme persone che difficilmente sarebbero intorno allo stesso tavolo. Voi riuscite a fare una operazione incredibile, società scientifiche, grandi luminari, medici di medicina generale, le farmacie, gli investitori, l'industria e le persone. E quindi la politica, fate politica nel senso più nobile del termine, cioè realizzate una sintesi facendo incontrare domanda, offerta, bisogni, necessità, da cui poi si possono prendere delle decisioni che sono veramente largamente condivise. Per questo io sto qui 2 giorni, perché non è che vengo a fare la presentazione, vengo a prendere qualche altra idea da portare avanti nel prossimo anno di lavoro. E ne abbiamo fatte tantissime in questo anno. Abbiamo cambiato alcune leggi che c'erano e che erano obsolete, vecchie, abbandonate, ma soprattutto mi avete aiutato a costruire in modo ancora più convinto la nostra agenda per il semestre europeo, che, come diceva Sergio, stiamo veramente lì per chiudere. Io avrò il 1° di dicembre il Consiglio dei Ministri, dove porteremo le conclusioni su importantissimi fattori di innovazione. Una è proprio l'innovazione per il paziente, quindi come la ricerca scientifica, come le nuove molecole, i nuovi farmaci di cui adesso verrò a parlarvi, impattano sulla realtà.
e la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali. La seconda importantissima è la lotta al cancro e alle demenze, e quindi come affrontare tutto il tema, la tematica dell'aumento delle demenze nei nostri paesi. La terza è la prevenzione e stili di vita, e la quarta, a cui io tengo moltissimo tra le tante che abbiamo nell'agenda, è proprio quella della terapia del dolore. Noi portiamo in Europa una cosa straordinaria, siamo l'unico paese ad avere una legge e una rete sulla terapia del dolore in Europa. È una cosa di grandissima civiltà che dal 1 dicembre sarà patrimonio di tutta l'Unione Europea, e credo che questo sia anche un buon modo di rappresentare l'Italia nel consesso europeo, come un paese che produce scienza ma produce anche cultura, civiltà dell'umanizzazione e capacità di essere solidali, non a parole ma nei fatti, nonostante le nostre difficoltà che conosciamo tutti. E questo ce l'avremo fra pochissimi giorni. Questo è stato un anno molto intenso, dove posso dirvi, noi siamo nel mondo della salute italiana a una... Abbiamo fatto un pezzo di strada e siamo a un bivio. Cioè, fino a un anno e mezzo fa il sistema sanitario nazionale era in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cioè, negli ultimi anni, possiamo dire dal 2000 in poi, la salute degli italiani l'hanno gestita due elementi, due organismi. Da una parte la conferenza Stato-Regioni, e quindi le regioni italiane con 20 sistemi salute frammentari e disorganici in Italia, e dall'altra parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero della Salute faceva il passacarte, a un certo punto era stato addirittura soppresso. Il risultato di questo lo abbiamo visto tutti. Una spesa sanitaria esplosa, metà Italia, se non di più, commissariata, l'aumento delle tasse per i cittadini nelle regioni in piano di rientro e, parliamoci chiaro, un calo dei servizi rispetto a quello che era lo standing italiano. L'intervento, che è stato un intervento necessario per riequilibrare la spesa, è stata affidata al Ministero dell'Economia, e a un certo punto l'economia ha fatto politiche della salute, non esiste in nessun'altra parte del mondo. Questo ha provocato grandi elementi di diseguaglianza, ma soprattutto non abbiamo più avuto una visione delle politiche sanitarie. Quello che io ho cercato di fare con l'aiuto vero e reale di tutti gli attori in parte, perché questa è stata un'esigenza che è proprio venuta dal basso, è stata quella, con fatica, di riportare le politiche della salute al Ministero della Salute. Cioè, la salute la fa chi capisce, si intende di salute con una visione complessiva e non con la lente di ingrandimento dei conti pubblici. Per carità. Certo che ci deve essere l'equilibrio di bilancio, certo che non ci devono essere gli sprechi, certo che bisogna avere un sistema in efficienza, ma se non si comprende che il sistema sanitario, con la salute dei cittadini al centro, è un sistema che si tiene perché deve esserci, come il gioco del domino con le singole caselline, se ne butti giù una scendono tutte, ci deve essere un equilibrio in cui le cose hanno una visione, una progettazione, e si realizzano da Milano a Messina nello stesso modo. È inaccettabile quello che è accaduto e ancora sta accadendo in alcune parti del nostro paese, per cui se sei malato in una città piuttosto che in un'altra rischi di morire. Non hai gli stessi livelli di assistenza, non hai lo stesso tipo di cura. Vale se devi partorire, fare un bambino.
bambino. È una cosa incredibile che ci sia questo livello di discrepanza da una parte all'altra del nostro territorio. Vale se sei anziano, sei un malato cronico, sei in dialisi, se sei in una parte del paese piuttosto che in un'altra, fa la differenza tra avere una qualità della vita dignitosa oppure no. Questo noi non lo possiamo più accettare e io come ministro della Repubblica dico no. Guardate, noi stiamo facendo come governo una serie di riforme che non si sono mai fatte negli ultimi 20 anni. Abbiamo il cronometro, siamo andati in corsa, abbiamo addirittura l'affollamento in Parlamento che non riusciamo a portare, anche se sono già scritte e pronte. Ma la riforma delle riforme, quella che per me è più importante di tutte, è la riforma del titolo quinto della Costituzione. Se non si riporta in capo al governo il controllo delle politiche sanitarie, noi la sfida dell'aging, la sfida della terza età, la sfida della sostenibilità dei sistemi sanitari, la sfida della ricerca scientifica, Horizon 2020, l'abbiamo già persa. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo davanti, consapevoli, e non ci sono trick e track, giochetti di potere, di chi si vuole tenere un pezzo, di chi se ne vuole tenere un altro. Le leggi elettorali, prima si riforma la Costituzione, che è quello che ha bisogno questo Paese e che negli ultimi 15 anni ci ha fatto perdere 100 miliardi di euro di spesa sanitaria. Queste sono le cifre. Con 100 miliardi noi avremo la sanità, non la prima al mondo, cioè sarebbe impossibile starci appresso. E nonostante tutto questo, nonostante il fatto che noi spendiamo il 7% della spesa, diciamoci anche un po' le cose come stanno, noi spendiamo il 7% rispetto al PIL in spesa sanitaria. La Francia, la Germania, l'Inghilterra spendono tra il 9 e il 10%. E hanno il PIL più grande di noi, pensate al rapporto al PIL tedesco. Gli Stati Uniti spendono il 19% e non funziona. Quindi noi siamo riusciti a tenere insieme zuppa e pan bagnato, ma non potrà andare avanti così in eterno. È impossibile. Noi siamo riusciti a fare questo negli ultimi anni perché abbiamo il blocco contrattuale dei medici. Non assumiamo più nessuno, medici, infermieri, operatori tecnici. Non abbiamo ricambio generazionale nelle nostre strutture ospedaliere. Ma è quella roba lì che ci fa essere terzi al mondo. È la grandissima qualità dei nostri operatori sanitari che ci fa essere al top, non altro. Questo grande, diciamo, gap, diciamo questa specie di cortocircuito tra capacità di comprendere le politiche sanitarie e poi la vita reale, deriva da un fatto. Innanzitutto perché in questo paese, che è il paese dei tabù, è il paese delle cose non dette, è il paese per cui ancora si pensa che dobbiamo fare i costi standard quando li abbiamo fatti da 2 anni, li ho firmati io a luglio 2013. I costi standard sono operativi nel nostro paese. Ancora ci abbiamo i talk show dove parlano dei costi standard. Io so che voi lo sapete perché siete una platea molto informata, ma guardate, è una cosa incredibile. È incredibile che io vado in TV e mi fanno vedere le due siringhe, che tra l'altro non sono i costi standard ma sono le centrali uniche d'acquisto. Cioè è incredibile che si faccia disinformazione perché non si riesce a informare. E in questo concetto è passato un messaggio, e cioè che il sistema sanitario, cioè la salute, è un costo sociale, è un costo. È un centro di costo nei nostri bilanci, non capendo che invece è produttore di valore. È innanzitutto, guardate, un grandissimo business, se la vogliamo mettere in questo modo. Parlo all'economia. Noi intorno al sistema sanitario italiano c'è il 12% del prodotto interno lordo di questo paese. C'è la ricerca, c'è l'innovazione,
ci sono tutti i dispositivi tecnologici, c'è l'industria del farma, c'è l'industria chimica, ci sono i device. L'unica cosa che è cresciuta nel PIL insieme all'agroalimentare nella fase di crisi. Allora, ragazzi, siccome non è che noi possiamo fare tutto, non è che possiamo con una bacchetta magica occuparci e mettere la benzina in tutti i settori. Sarebbe un grandissimo errore, perché in questo momento la benzina ce n'è poca. Allora dobbiamo decidere su quale macchina investire. E permettetemi, investiamo sulla Ferrari della salute, che ci può portare un aumento di 1-2 punti di percentuale in 2 anni. È lì, è pronta, oltre a portare un grandissimo benessere ai nostri cittadini, far lavorare i nostri giovani laureati con i master, i ricercatori. Lo sapete quanto ci costa un ricercatore? Un ricercatore costa allo Stato italiano, formarlo, una media di 270.000 euro. Cioè noi paghiamo, noi abbiamo un sistema in cui l'università, i master sono di fatto pagati dallo Stato. Bene, vi sembra normale che noi paghiamo 370.000 euro per la formazione di una persona che ha un capacità e un valore aggiunto al top e poi la mandiamo a lavorare all'estero, dove lavora per gli altri, dove produce brevetti per gli altri, dove porta valore aggiunto alle industrie di altri? Non ci vuole una laurea in economia per capire queste cose. Non è necessaria. Bisogna capire quali sono le priorità e investire su queste con coraggio, con grande coraggio, e dire, spiegare ai cittadini: signori, dobbiamo fare delle scelte, perché da qui a 10 anni queste scelte ci faranno stare meglio, ci rimetteranno in moto l'economia, ci permetteranno di essere nuovamente veramente nel G8 come si deve. La signora mi manda un bacio, glielo rimando anche lei, grazie. Che cosa abbiamo fatto allora in questo anno e mezzo che vi dicevo faticoso? Per fare una cosa, per fare questo tipo di azione di sviluppo, bisogna innanzitutto che le cose ritornino normali, cioè si normalizzi la situazione. Normalizzare la situazione per me vuol dire normale, per altri vuol dire eccezionale. Vuol dire riportare il sistema sanitario nazionale, tutto, comprese le regioni, in un ambito di controllo, con parametri di efficienza, di aderenza terapeutica, con programmi mirati sulla prevenzione, con programmi sull'innovazione e la ricerca e sugli investimenti. Abbiamo cominciato approvando il costi standard, rendendoli a regime, e poi a luglio scorso siamo riusciti, qui c'è l'assessore Franconi con cui abbiamo avuto, noi siamo stati 9 mesi per fare questo lavoro e un mese chiuse, eravamo con gli assessori alla salute, chiusi dalle 8 di mattina alle 10 di sera, finché il patto della salute non è stato siglato e siamo riusciti a portare a casa questo accordo Stato-Regioni che cambia la sanità, la cambia. Per me è stata una grandissima soddisfazione. Perché c'è stata veramente anche una consapevolezza da parte di moltissimi assessori e presidenti della necessità di fare questi cambiamenti. Guardate, non mossi da grande bontà personale, ma dal fatto che poi quando torni nelle tue regioni e il sistema crolla, poi c'è i cittadini che ti chiedono conto, giustamente. Il meccanismo del patto è un meccanismo paradossalmente molto semplice. Riguarda tante cose, ma ve ne dico qualcuna. Innanzitutto dà una certezza di budget per i prossimi 3 anni. Questo dopo che il sistema sanitario nazionale era stato aggredito con 25 miliardi di euro di tagli negli ultimi 5 anni. Questa certezza di budget non è, diciamo, paritetica, nel senso che noi abbiamo aumentato di 5 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale, in controtendenza rispetto agli altri settori. Questo per dare respiro e dare anche la possibilità, laddove ci sia la necessità, di interventi straordinari. All'interno di questo si è detto, io ho detto scusatemi, benissimo, è vero che noi spendiamo solo il 7%, ma è pure vero che abbiamo un indice di inefficienza del sistema sanitario dovuto alla frammentazione degli interventi che
è stato calcolato pari a 30 miliardi di euro. 30! Sapete cosa ci si fa con 30 miliardi di euro? È una manovra della legge di stabilità. Allora, siccome siamo realistici, diciamo, non è che le recuperiamo tutte 30, ma recuperiamone 10 in 5 anni. Questi 10 miliardi che vengono recuperati vengono reinvestiti nel sistema. In che cosa? Innovazione e ricerca, personale, infrastrutture, cioè le cose di cui ha bisogno un sistema sanitario per funzionare. Oggi c'è la tecnologia, cioè la macchina per le diagnosi, per le cure da una parte, e dall'altra ci sono le persone, cioè gli operatori che portano avanti il sistema sanitario. E abbiamo organizzato una rete di spending interna. Vi faccio un esempio. Per rifare i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono bloccati da più di 10 anni, e qui prima è venuta una signora che ha la figlia con una malattia rara, cioè questi sono i problemi, ci sono alcune patologie che non sono dentro i LEA e che quindi non hanno dignità di cura come le altre. Questa è una cosa inaccettabile, qui è la ragioneria, quando la ragioneria supera la scienza. Allora così non siamo un sistema universalistico, siamo un sistema a parole universalistico. Per rifare i LEA ci vogliono 900 milioni di euro in 3 anni, non è che non è stato fatto fino adesso perché non si voleva, non c'erano i soldi. Allora io ho detto, scusatemi regioni, ci abbiamo un modo per recuperare questi 900 milioni dentro? Sì. E abbiamo individuato come metodo quello della corretta degenza ospedaliera, cioè di portare il tempo in cui si resta in ospedale effettivamente in quello congruo. Si recupera molto di più di 900 milioni, però intanto questo è l'obiettivo, e quindi in 3 anni di riaggiornare i LEA. La stessa cosa abbiamo fatto per il nomenclatore delle protesi audiovisive, che è una cosa che conoscete tutti. Io non so quanti di voi in questa sala hanno l'apparecchietto per le orecchie, non lo so, per sentire bene. Mio padre ce l'ha. Allora, se uno va rispetto all'ASL, pensionato, a chiedere l'apparecchietto, gli danno uno dell'86. Voglio dire, nel frattempo c'è stato il wifi, il bluetooth, le nanotecnologie. Allora ci abbiamo uno con il corno così, rispetto, che sembra quello dell'800, e l'altro col meccanismo che può anche suonare e ballare la rumba. Questa è una discriminazione sociale. Tra l'altro il nomenclatore costa 250 milioni di euro. Lo dico così, ma nell'ambito, capite, dei 112 miliardi di finanziamento non stiamo parlando di una cifra non trovabile. E anche questo l'abbiamo inserito all'interno del patto. E così, mano a mano. La cosa più importante, e abbiamo ovviamente colto degli elementi di risparmio. Ovviamente il patto prevede due cose importantissime. La prima è la realizzazione delle centrali uniche d'acquisto obbligatorie in ogni regione, inserite in un network nazionale, per cui noi vediamo quanto paga questo foglietto di carta la regione Lombardia e la regione Campania. Facciamo un confronto, facciamo un benchmark prezzo tra lo stesso bene acquistato in due regioni diverse. Questa cosa, signori, questo è il risparmio vero. Questo porta miliardi. Ma soprattutto combatte la corruzione, combatte questo schifo di chi ancora pensa di rubare sulla salute pubblica. Cioè, è una cosa insostenibile. O peggio, perché qui c'è il dolo, ma c'è anche la colpa di chi non è capace di organizzare un centro d'acquisti. Ma allora non ci puoi stare a ricoprire certi ruoli se non lo sai fare, e non puoi continuare a stare lì. L'altro aspetto che per me è il vero cuore del patto della salute, sarà, ve lo dico, quello più difficile da realizzare, ma proprio il vero cuore è il patto per la salute digitale. Che cosa significa? Noi abbiamo fatto, in questo anno io ho infilato in vari pezzi di legge che venivano approvati alcuni pezzetti, un po' qua, un po' là, perché appunto c'è l'affollamento, abbiamo tutte queste riforme, adesso io ho un pacchetto sanità da presentare a dicembre, spero di che mi trovano uno spazietto. E
e in questi pezzettini abbiamo costruito una cosa che si chiama Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Immaginatevi un grande binario di un treno che gira tutta l'Italia, tutti i comuni, tutti i paesini, in cui ci sono i dati di ogni singolo assistito che sono collegati all'anagrafe. In questi dati di ogni singolo assistito confluiranno le cartelle mediche, il fascicolo elettronico, la storia medica di ognuno di noi. Nello stesso tempo noi incrociamo i dati del Piano Nazionale Esiti, di ogni singolo reparto, di ogni singola azienda ospedaliera italiana, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e via dicendo. Oggi c'è la matematica che, insomma, come vi dicevo, ci permette di fare delle cose che ci sembravano incredibili solo fino a qualche anno fa. Gestire oggi miliardi e miliardi di dati è un fatto che si può fare così. Con degli algoritmi noi che cosa abbiamo? Abbiamo degli standard. Quindi se ad esempio nell'ospedale Tal de Tali di Roma, nel reparto di cardiochirurgia, alcuni standard di qualità e di quantità vanno fuori limite, a noi ci viene come una specie di alert, l'SOS, come una spia rossa che ci dice: guarda che in quel reparto c'è qualcosa che non funziona sui trapianti, c'è qualcosa che non funziona sugli interventi per i bypass coronarici, c'è qualcosa che non funziona, operano poche persone, stanno troppo a letto, l'esito è nefasto, non c'ha gli esiti come dovrebbe essere. A quel punto noi chiamiamo i singoli regioni, diciamo: guarda regione, ma cosa sta succedendo lì? Ma vai a controllare. Se la regione non ci dà motivazioni soddisfacenti, soprattutto noi non vediamo i risultati, Agenas manda una task force, non per 10 anni, per 3 mesi, a riorganizzare quel reparto di quell'azienda. Signori, così eviteremo uno che muoiano persone che non dovevano morire, e in secondo caso evitiamo che singole aziende, come è accaduto fino ad oggi, possano fare debiti per decine e decine di milioni di euro che poi hanno portato al commissariamento di intere regioni. Evitiamo, anche in questo caso possiamo dire che prevenire è meglio che curare. Ma voi immaginatevi anche un'altra cosa, un sistema in cui tutti i dati sono letti, ritorniamo alla cosa iniziale, evitano la corruzione, ci permette di valutare e di pesare il valore dei singoli operatori in ogni singola azienda italiana, ci permette di rendere trasparenti le informazioni anche per il cittadino che decide dove andarsi a far curare. Mette in una sana competizione fra di loro le strutture verso l'alto. Io credo che questa sia una vera rivoluzione. E proprio come tutte le vere rivoluzioni, a parole sono tutti convinti, nei fatti ci abbiamo i frenatori. E questa però è un'esigenza di diritto. Voi dovete pretendere di avere tutti i dati di tutte le aziende ospedaliere italiane. Lo dovete pretendere. È un grandissimo salto di qualità. E allora lì si evitano poi quelle cose dove uno non sa che cosa va a fare, non ha la corretta informazione. Tutto questo, più altro, che ovviamente non mi metto a dire, avremo anche domani incontri tecnici, a che cosa serve? Fondamentalmente serve a mettere il sistema in equilibrio, a permetterci di scandagliare ogni aspetto, sia della spesa che della qualità. Per ottenere cosa? Per ottenere dei servizi per i nostri cittadini veramente di alta qualità e permetterci di continuare ad erogarli nel tempo nonostante le sfide che noi abbiamo in campo, che sono quelle che sono già state dette. La prima è quella della longevità. A me mi hanno detto che io, secondo il mio anno di nascita, dovrei campare fino a 103 anni. Oh! Me lo auguro, però come ci devo arrivare a questi 103 anni è tutta una partita. Innanzitutto devo lavorare fino a 70, perché prima non si becca, e non è facile, soprattutto per una donna che partorisce e c'ha le questioni di cura parentale, i genitori, il marito e tutto il resto. Quindi innanzitutto devo arrivare sana fino a 70 anni, ma sana, intelligente, operativa,
o, parliamoci chiaro, dovremmo cambiare anche il mondo del lavoro, perché non è che se a 50 anni ti mandano via, poi da 50 a 70 che facciamo? Siamo tutti lì come birilli. Questa è una questione che nessuno ancora si è posto, ma credo che, visto che stiamo parlando di sistemi di welfare, dovremmo cominciare a ragionare anche con i mondi delle aziende, perché le aziende sono state tarate a performance altissime fino ai 50 anni, dopo ti mettono a fare il tutor, ma mica puoi fare il tutor fino dai 50 ai 70 per 20 anni, è impossibile. Quindi noi dovremo capire, questa è un'altra sponda molto interessante. Comunque devo campare fino a 70 anni, in salute, forte, possibilmente non mi devo ammalare perché sennò il sistema sanitario fa così, e poi dopo devo avere tutta l'assistenza necessaria. Ma se io devo vivere fino a 103, che Dio mi aiuti, mica voglio vivere dai 70 ai 103 così. Cioè c'è un'ulteriore fase della vita che deve essere attiva, in salute, partecipativa. Immaginatevi una col mio carattere che dai 70 ai 100 anni non fa più niente. Cioè è una roba che io lo vedo come un incubo. Cioè un incubo! Allora dobbiamo, questa ve lo sto dicendo così perché almeno sdrammatizziamo, ma signori miei, è questa la vera sfida, cambiare i nostri modelli sociali e anche di lavorativi in modo che le persone possano continuare a dare ognuno il loro contributo nelle diverse fasi dell'età, e per farlo però bisogna innanzitutto garantire uno stile di vita corretto. È stato già detto prima, ma guardate, non è una cosa banale. Pensate che io vado in alcune regioni d'Italia, una in particolare, ogni volta parlo di stile di vita. Questa è una regione dove c'è il più alto tasso di obesità del nostro paese e dove si muore di più. Fumano, bevono, mangiano grassi, obesità infantile. Io parlo di stili di vita, vengo contestata. Io ogni volta parlo di stili di vita. Ogni volta non vado a cercare l'applauso. Bisogna non banalizzare, bisogna capire che è un problema di cultura. Quindi noi dobbiamo veramente imporci uno stile di vita. A questo punto non fumare, bere poco, mangiare sano, fare attività fisica, per le motivazioni che vi ho detto prima, non è più soltanto una scelta individuale, diventa una responsabilità collettiva, perché altrimenti non regge il sistema, non ce la facciamo a pagarlo. Quindi è anche un modo di educare le persone, non solo per stare bene loro, per far stare bene i propri figli, per andare avanti. Questo è un elemento fondamentale, però c'è un piccolo problema. La prevenzione, che è prevenzione primaria, cioè questo aspetto qui, secondaria, gli screening, costa. Bisogna fare un investimento. Noi spendiamo meno dell'1% di quei 110 miliardi, è una cosa ridicola. Cioè parliamo di prevenzione, prevenzione, poi che facciamo sulla prevenzione? Allora anche qui bisogna fare in modo di cambiare le politiche. Io capisco che tutti sono pieni dell'urgenza, giustamente, di dare la prestazione, ma noi dobbiamo fare in modo di non arrivarci a quello. E quindi anche il modo di costruire la spesa sanitaria va cambiata. È essenziale, questo vuol dire salvare milioni di vite umane. Non è una banalizzazione del sistema. Parlare di una corretta nutrizione, la prima cosa, giustamente prima Giovanni diceva, anch'io mangiavo pane, olio e sale a merenda, no? Beh, sono cose che vanno reinsegnate a chi è genitore, nella scuola e nelle famiglie. Un'altra cosa, fatemela dire, sui farmaci. Io mi sono trovata in questo anno e mezzo a sostenere moltissime sfide, una dopo l'altra. E questa dei farmaci è da una parte quella più bella, perché ma quale ministro della salute capita di avere delle nuove scoperte scientifiche che permettono a una larghissima parte della popolazione di guarire da malattie che erano inguaribili? Inguaribili! Ora abbiamo questo farmaco sull'epatite C che sembra un miracolo. Chi di noi, tutti noi abbiamo amici con la cirrosi epatica, col cancro al fegato. Sono stata pochi giorni fa, ho parlato con una dottoressa che cura bambini affetti da HIV ed epatite C.
centinaia di bambini nascono con l'epatite C. Allora, noi abbiamo un'intera popolazione ancora non definita, noi abbiamo 500.000 malati proprio conclamati, ma si parla di 1,5 milioni di contagiati, di infetti da epatite C, che possono guarire in 4 settimane stando a casa e prendendo una pillola. È una cosa incredibile. Allora, gestire questo per un ministro è, credo, la soddisfazione più grande della propria vita. Però, signori, dobbiamo capire che dobbiamo cambiare il nostro sistema. Non ce la facciamo a sostenerla economicamente con i metodi classici. Quindi dobbiamo essere tutti pronti, tutti. Noi andremo nel registro, fra pochissimi giorni i farmaci verranno registrati e quindi saranno disponibili in Italia con un piano di eradicazione, pochissimi giorni, ma dobbiamo comprendere che dovremo cambiare delle cose per fare questo. Oggi c'è l'epatite C, poi vengono gli oncologici per il colon retto e poi speriamo verrà la cura per l'Alzheimer. L'Alzheimer! È una malattia diffusissima ed è la malattia della terza età per eccellenza. Sono delle sfide gigantesche ma molto stimolanti che noi possiamo vincere. Dobbiamo però metterle al centro della nostra agenda politica, non solo della politica sanitaria. Questi sono temi del paese, non di un ministro, sono temi di un governo, sono un tema che deve coinvolgere tutti, perché è la priorità di salvare delle vite oppure no. Ma cosa c'è di più importante? Tutto il resto poi verrà. Verrà. Dico l'ultima cosa e poi vado a chiudere perché sto andando lunghissima. Noi abbiamo messo nel nostro programma, nel mio programma di governo e poi nel semestre, perché io il programma di governo l'ho riversato nel semestre europeo, e anche perché credo che come paese leader a questo punto su una cosa siamo leader, affermiamola questa leadership, non ce la facciamo portare via da paesi che oggettivamente non hanno proprio neanche l'idea di che cos'è un sistema sanitario complesso e universalistico. Ho posto sia la medicina di genere e quindi la salute della donna. Ma non è un fatto di sesso, è un fatto oggettivo, donne e uomini sono diversi. La salute della donna ha un sistema complesso e attraverso la salute della donna passa la salute dei propri figli, quindi un bene sociale, e poi la capacità delle donne di essere anche opinion leader nelle proprie comunità per promuovere gli stili di vita. Su questo abbiamo fatto un bellissimo incontro europeo, ci sarà un'agenda sulla salute delle donne, anche sulla sperimentazione dei farmaci. Ma sui farmaci diciamone anche un'altra. I farmaci sono sperimentati su persone in età adulta. I farmaci per gli anziani, la ricerca sugli anziani è un'altra cosa, ancora troppo sottaciuta, ma che diventa prioritaria in un continente che tende a invecchiare. Quando abbiamo che non un terzo, ma più della metà della popolazione è over 65, sarà così nei prossimi anni, è evidente che noi abbiamo bisogno anche di un cambiamento nei testing e nella ricerca scientifica sugli anziani, proprio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo detti, cioè vivere bene, in salute e attivi più a lungo. Come vedete, le sfide sono tantissime. Io dico sempre che ne affrontiamo una per volta le stiamo portando a casa, ma non basta approvare una legge, bisogna poi realizzarla, attuarla, rendere più veloce la sua realizzazione nei singoli territori, vigilare su questo. E allora, siccome siamo alla Corte di Giustizia Popolare, questa è una funzione proprio tipica delle comunità intermedie in una società evoluta, cioè la capacità di essere propositivi ma anche di controllo, che la burocrazia non affossi quelle riforme che, come in questo caso, sono riforme per la vita. Io vi ringrazio e sono sicura che riusciremo a fare un grandissimo lavoro tutti insieme. Grazie. Grazie.